Sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E prese un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Amen. E quando c'è una persona giusta in un gruppo, in una comunità vicino a noi, è chiaro che il giusto, anche se caccia, ma con la sua presenza infastidisce. Chi? Gli empi. E infatti gli empi che cosa dicono? Adesso lo metteremo alla prova, con violenze e con tormenti. Addirittura lo condanneremo a una morte infamante. Questo è stato fatto con tutti i giusti. E perciò anche con Gesù. Insomma, i suoi discepoli potevano capire che Gesù avrebbe fatto questa fine, ma loro non vogliono capire. E anzi, mentre Gesù apertamente dice queste cose, loro, di nascosto, in silenzio, senza farsi sentire da lui, stanno parlando di tutto un'altra cosa. E parlano fra di loro, ma non per farsi sentire da Gesù, perché quando noi parliamo borbottando oppure senza farci ascoltare, è perché abbiamo qualche cosa di vergognoso, qualcosa che non riusciamo a dire ad alta voce. E quello di cui avevano vergogna è proprio ciò di cui stavano parlando, e cioè chi di noi è il primo. Chi è il più grande? Ecco, se c'è qualcosa che in quel momento creava disagio e vergogna negli apostoli, era questo istinto a primeggiare, ad essere il primo. E guardate, Gesù è veramente un grande maestro, perché li sfida. E perciò lui dice: ma di che cosa stavate parlando fra di voi lungo la strada? Perché Gesù sa che chi si nasconde si ammala. Che se uno cova nel cuore qualche sentimento sbagliato, ecco, quel sentimento piano piano è come un virus che corrode il cuore.
a ballare il cuore. E anche i ragazzi sanno quanto, i ragazzi della comunità, quanto la doppia vita, che tante volte è una vita che in vetrina sembra così, e nel retro bottega invece è una vita che è piena di male, che è piena di menzogna, che proprio questa doppia vita ci fa male. Perché ci fa ammalare. E allora Gesù dice, che cosa stavate parlando? Possiamo dire tutto ad alta voce, perché è importante che noi diciamo a noi stessi quello che abbiamo nel cuore. E a un certo punto Gesù fa saltare fuori e fra di loro parlavano chi è più grande, chi è il primo, chi vale di più, chi conta di più, chi appare di più, chi di noi ha più potere. Ma sapete perché nel cuore tutti noi abbiamo un po' questo istinto? Perché ciascuno di noi cerca di mettere in mostra qualche cosa che gli sembra un valore che ha soltanto lui, che lo caratterizza, che lo rende originale, forte, interessante? Guardate, è semplice la risposta. Perché ciascuno di noi vorrebbe attirare l'interesse e l'attenzione degli altri. Perché abbiamo un dubbio profondo nel cuore, che è quello di non valere niente, di non interessare nessuno, perché non siamo degni di essere amati, perché non siamo amati. Ciascuno di noi ha questo sospetto in fondo, ma chi potrebbe interessarsi di me? Allora devo conquistare la stima, l'affetto, l'attenzione degli altri e devo cercare di mettere in mostra qualche cosa di me che mi renda amabile, apprezzabile. E allora succede quella gara, quella competizione che abbiamo sentito nella seconda lettura di San Giacomo, che dice, ma fra di voi ci sono delle invidie. Sapete cosa vuol dire invidiare? Vuol dire guardare contro, guardare contro un altro, che vuol dire che il bene che c'è in me mi dà fastidio, perché lo patisco come una sconfitta, come una minaccia. Non riesco a gioire del bene che c'è nella vita di un altro. E San Giacomo dice che questa invidia diventa come una spaccatura all'interno dei rapporti umani. Perché? Perché siamo sempre a fare la gara. E anche le capacità belle che uno ha, e tutti noi abbiamo delle belle capacità, rischiamo di rovinarle perché diventano soltanto il motivo del paragone. Non perché io investo su questi doni, talenti, caratteristiche positive che Dio mi ha dato, ma perché quello che è dono di Dio lo faccio diventare il motivo per poter essere superiore, sopra un altro, magari contro un altro, invidiando, guardandolo male, perché? Perché forse lui potrebbe essere migliore di te. E allora sarebbe una minaccia. Ecco allora che Gesù fa saltare fuori un po' questo rischio che c'è nel cuore di tutti. Pensate nel Vangelo, Gesù dice talvolta persino la religione potremmo farla diventare un mezzo per sentirci più bravi di qualcun altro, per privilegiare attraverso la religione. E allora adesso attenti bene, perché Gesù ci corregge, corregge gli apostoli, ma corregge anche noi. E come fa Gesù? Beh, innanzitutto ci dice che voler essere primi, voler essere grandi, di per sé non è un male. Perché noi siamo chiamati alla grandezza. L'uomo è una creatura grande, addirittura immagine di Dio. Che anche le nostre incapacità sono un bene, non sono un male. Che la nostra vita non deve essere minuscola, ma maiuscola, deve essere grande. Però Gesù cosa fa? E innanzitutto dice, se uno vuole essere grande, che sia il servo di Dio. E chi vuole essere il primo sia quello che sceglie il posto dell'ultimo. E perciò diciamo chiaramente, il grande era già in mezzo a noi, perché è Gesù il grande. Il grande era già lì, Gesù che è il servo di tutti. E poi Gesù fa un gesto, prende un bambino
questo gesto, lo abbraccia teneramente e allora accetta di essere amato da Gesù, accoglie l'amore che Gesù gli offre. E allora qual è la vera grandezza? La vera grandezza è nella capacità di accoglienza. Io ho incontrato tante persone, grandi a livello professionale, grandi a livello economico, di successo, di carriera, eppure analfabeti, analfabeti degli affetti, delle relazioni, incapaci di accogliere un'altra persona della propria vita. Questa è la vera povertà. Poi uno può avere il potere, può avere soldi, può avere successo, ma se non è capace di accogliere un altro nella sua vita, è un povero miserissimo. E guardate, noi la grandezza di questo bambino è che innanzitutto lui, che in quel tempo non vale niente, però è stato capace di accogliere l'amore di Gesù. Prima di amare gli altri, dobbiamo essere capaci di lasciarci amare da Gesù. Un bambino diventa il più grande perché? Non perché è grande lui, non perché faceva un lavoro importante, un ruolo di successo, di prestigio, perché avesse un potere, niente di tutto ciò. Lui è grande perché è amato dal Padre, da Dio. E accoglie questo amore, e perciò Gesù dice chi è come lui è il più grande. Allora questo è il messaggio anche per noi stessi. E la tua grandezza è la grandezza di una figlia, di un figlio che accetta attraverso l'abbraccio tenero di Gesù, che il Padre ti sta amando nella tua vita, ti sta trasformando, ti sta cambiando il cuore, convertendo, ti sta riempiendo la vita del suo cuore. Poi diventerai capace di accogliere. E Gesù dice una cosa grandissima: e poi se tu sei intelligente, hai tanti mezzi, anche di denaro, di possibilità, e sai accogliere, ma questa è una cosa grandissima. Perché con tutto quello che sei e che possiedi, tu potrai creare tante strade per accogliere e amare la persona. Non va perso niente di noi. Tutti i nostri talenti psicologici, i nostri beni materiali, se uno è intelligente, creativo, se ha denaro, se tutto questo è vissuto da una persona che sa accogliere, ma tutto questo è un patrimonio che Dio ti dà nelle mani, perché tu possa moltiplicare l'amore e l'accoglienza, la cultura dell'accoglienza, come sta avvenendo anche stasera qua, a volta mantovana, tra la comunità cristiana, gli amici della Shalom e questa comunità cristiana. E Gesù dice una cosa grandissima ancora, non dobbiamo dimenticare. Gesù dice, tu fai una cosa molto banale, accarezza i bambini, vuoi bene a una persona, magari anche a uno di quelli stranieri, ma tu lo accogli. Chi accoglie il piccolo accoglie me, e chi accoglie me accoglie il Padre. Piccoli gesti quotidiani di accoglienza dei nostri fratelli che ci permettono di accogliere niente meno che Dio. Perciò l'accoglienza è un'apertura infinita. Tu fai piccoli gesti di accoglienza e questi ti portano ad accogliere nella tua vita niente meno che Dio. E allora io vorrei concludere ricordando due cose. La prima è questa: cercate di coltivare nel vostro cuore quel bambino che c'è dentro di voi. Cos'è questo bambino? È un infantile che non può diventare un adulto, no, è che il bambino è la tua capacità di accoglienza, la tua capacità di lasciarti amare. Quando Gesù ha voluto dire chi è il grande, come un bambino è capace di accogliere. Tante volte noi siamo degli eroi del dare, del fare, per gli altri, anche tante cose buone, ma innanzitutto la grandezza.
Pietro per cercare di imparare l'arte della regola e gli dice: maestro, qual è la regola più importante? Quante sono le regole più importanti? Sono 50, sono 100? E lui non rispondeva mai. Però magari stava calpestando un fiore e allora lui gli tirava via il piede e poi cercava di raddrizzare questo fiore che stava. Maestro, qual è la regola più importante? Non risponde. Però vedete che lui stava litigando cerca di mettere un po' di pace. E poi vede che c'è un gesto di violenza e poi cerca di andare là e di portare la violenza dove c'è la violenza, alla fine della vita. Questo gli fa ancora la domanda, ma ora partiremo, qual è la regola? E lui gli dice: ma tu non mi hai guardato in tutti questi anni della vita. Con la mia vita ho cercato di insegnarti che ci sono fatto una regola, ed è questa. Non disprezzare niente di nessuno. È così che si comincia a diventare un problema, innanzitutto del non rispettare. La visione superata da questi misteri trasforma tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen.